Benvenuti in un nuovo vlog. In questo video vi voglio parlare di come faccio a leggere così tanto, visto che è una domanda che ultimamente mi viene fatta molto più spesso. Ne avremo modo di parlare molto più nel dettaglio durante questo appunto video, però intanto volevo farvi partire dalla mia mattinata. Allora, sono le 10:08, io mi sono svegliata già da un po', in realtà non sono ancora preparata, però sono stata al computer, ho fatto colazione, ho già iniziato a portare avanti qualche lavoretto, mi sono pure mangiata una banana e adesso devo svuotare la lavastoviglie che ho fatto partire prima. Allora, cosa faccio? La prima cosa che faccio di solito per portarmi avanti con le letture, ma soprattutto perché per me è molto di intrattenimento farlo, è continuare il mio audiolibro. Io sono capace, ma comunque ne parleremo meglio, di stare molto attenta quando ascolto un audiolibro. Non mi distrae assolutamente fare altro mentre lo ascolto, anzi probabilmente mi distrarrei di più se stessi semplicemente ferma ad ascoltarlo. E quindi cosa farò? Andrò a ascoltarmi in questo momento Stoner, è il titolo che ho in corso, mi mancano 2 ore e 25 per terminarlo, davvero molto molto bello, e svuoto semplicemente la lavastoviglie. E in questo modo vado appunto avanti con le letture. In cui gli altri parlavano e camminavano, la loro felicità era tale che non avevano bisogno di parlarne perché nemmeno di pensarci. Nel piccolo appartamento buio di Catherine, nascosto qualcosa molto semplice, una cosa che Stoner avrebbe dovuto prevedere, lo colse alla sprovvista. Allora, mi preparo con voi e intanto vi parlo un po' di questa tematica che è il tempo per leggere. Trovare il tempo per leggere, perché è uno dei quesiti che mi viene posti più spesso, ovvero: ma come fai a leggere così tanti libri? Ma dove trovi il tempo? Com'è possibile? Soprattutto dopo l'ultimo video, mi vado a correggere le occhiaie perché diciamo che sono abbastanza pesanti. Nell'ultimo video vi parlavo del fatto che durante la prima metà dell'anno, quindi nel corso di 6 mesi, ho letto 58 libri, comunque più o meno 60 libri, con una media diciamo di circa 10 libri al mese, un po' meno. E sotto diciamo che il commento principale è stato: ma come hai fatto a trovare il tempo per leggere tutti questi libri? Possibile, matematicamente impossibile, è una cosa davvero assurda, chi è che può leggere così tanti libri? Nessuno ha tutto questo tempo. Allora, è un tema che mi dà abbastanza fastidio in realtà, perché io parto dal presupposto che se uno vuole fare qualcosa, il tempo per farla la trova. Se non la vuole fare, il tempo non lo trova. Cioè, proprio di base, secondo me, è così. Perché altrimenti non ci sarebbero persone che fanno canottaggio, che è un'attività, capito, assolutamente inutile al funzionamento quotidiano, normale, della propria vita, eppure ci sono un sacco di persone che dedicano il proprio tempo a fare canottaggio, a giocare a tennis, capito? A fare un sacco di cose. E ognuno appunto ha degli hobby, degli interessi, delle attività che preferisce, metto anche un po' di burro cacao, e giustamente decide di dedicare il suo tempo libero a quelle attività. Trovo che invece quando si parli di lettura si tenda a raccontare queste attività più come un dovere che come un piacere, ok? E quindi, visto che questa attività appunto viene vista più come un dovere, si cerca di sentirsi magari meno in colpa se non la si fa, dicendo ma io non ho il tempo per farla, quando in realtà, come vi dicevo, è questione di scelta, è questione anche di volontà. Cioè, io voglio leggere 10 libri al mese, il tempo fidatevi che si trova. Anzi, se io avessi voluto leggerne di più, probabilmente sarei anche riuscita a leggerne di più. Sicuramente, nonostante le occhiaie che avete appena visto, non mi sono levata il sonno per leggere tutti quei libri, anzi, sicuramente c'è stato tanto tempo buttato via durante il mio mese che avrei potuto sfruttare nel modo migliore, magari leggendo qualcosa in più, ma per il semplice motivo che a me piace leggere e traggo piacere appunto da questa attività, ma anche per fare altre cose più utili. Ho passato sicuramente tanto tempo al telefono, su TikTok, come molte persone. Ho buttato via tantissimo tempo a fissare il vuoto e cercando di capire cosa fare della mia esistenza, un po' come tutti, e questo sicuramente va detto. Inoltre va detto anche che in linea generale io ho molto tempo, in quanto sono una studentessa universitaria, posso gestirmi bene o male tutto il mio giorno, tutta la mia giornata come preferisco, posso ritagliarmi qualsiasi momento per leggere un po', per fare quello che mi interessa, e in più il mio lavoro è
creare contenuti, perché la maggior parte delle mie entrate deriva proprio dai video che faccio su YouTube, dal fatto che parlo di libri, dalle collaborazioni, quindi sicuramente investire del tempo nella lettura per me è appunto un investimento, cioè mi porta poi magari maggiori entrate e quindi per questa ragione io personalmente ci tengo a dedicare il più tempo possibile a leggere. Ma anche a leggere meglio, nel senso che, visto che questo è, io lo reputo così, il mio lavoro, io cerco di leggere non solo di più, ma anche meglio, come stavo dicendo. Quindi sicuramente scelgo meglio i libri che decido di iniziare, scelgo meglio i filoni narrativi da seguire, scelgo di approfondire le letture quando le sto facendo e quando le ho finite, in modo tale da andare oltre magari quello che mi è parso a me mentre leggevo. Insomma, tutta una serie di cose che sicuramente rendono la lettura per me sia un piacere che, mettiamola in questo senso, un dovere, ma per una persona comune questo dovere è assolutamente irrilevante. Tant'è che, come vi dicevo, se a uno piace fare qualcosa, il tempo per farla la trova, perché altrimenti non si spiegherebbero un sacco di cose che si fanno durante il giorno. Detto questo, durante il video vi mostrerò proprio nella pratica come organizzo magari le mie giornate e quando effettivamente mi metto a leggere, quali sono i momenti per me più produttivi, in cui leggo più pagine, in cui insomma porto avanti meglio i libri che ho in corso, e anche come scelgo i libri in base al mio mood, insomma cercherò di darvi dei consigli. Comunque ho già fatto un video in merito che si chiamava Leggere di più, in cui vi raccontavo sempre un po' queste cose. Le nozioni saranno sempre un po' quelle, magari è diversa la modalità in cui io ve le propinerò. E comunque, in generale, come vi ho fatto vedere anche questa mattina, un grande aiuto me lo danno gli audiolibri. Gli audiolibri sono la mia fonte di fruizione dei libri più pratica, proprio perché, a differenza del cartaceo, non c'è la necessità di stare fermi, immobili e fare solo quello, ma si può continuare a portare avanti le diverse attività doverose nel corso della giornata, tipo le pulizie, il riordino, questo tipo. Adesso, se io non stessi parlando a una telecamera, probabilmente mi starei truccando ascoltando un audiolibro. A volte ascolto anche magari dei podcast, oppure mi guardo anche dei video su YouTube. Diciamo che di solito il tempo, ad esempio, in cui mi lavo, in cui mi trucco, in cui mi piastro i capelli, in cui faccio queste cose qua, è sempre un buon momento per ascoltare qualcosa. Comunque posso dire che mi dà sempre tanto fastidio quando qualcuno mi dice io non ho il tempo per leggere, perché secondo me è davvero una scusa terribile, una cosa che si dice a volte, cioè nel senso, se uno viene da me e mi dice non ho tempo per leggere, non è che sto là a spiegargli che probabilmente il tempo per leggere ce l'ha. Però onestamente, secondo me, spesso e volentieri vediamo davvero le nostre giornate come un susseguirsi di riempitivi che non ci lasciano mai il tempo per fermarci un attimo e riflettere su che cosa vogliamo fare. E leggere, secondo me, è un buon momento di meditazione, mettiamolo così, di rallentamento, in cui ci prendiamo davvero del tempo solo per la nostra mente. Non voglio dire che è un'attività obbligatoria, perché obbligatorio nella vita c'è solo una cosa, che è morire, però diciamo che, secondo me, per vivere un'esistenza piacevole, o se non altro per provare qualcosa di diverso dal solito, ci vuole. E mi dà un po' fastidio, l'ombretto non me lo metto neanche, metto solo un po' di mascara, perché io sinceramente non sopporto, ma non sopporto neanche quando lo faccio io in prima persona, chi giustifica il non compiere un'azione con la mancanza di tempo. Secondo me è una mancanza di volontà, cioè tu non li vuoi leggere quei 10 libri al mese se non li stai leggendo, e io credo che sia, a meno che ovviamente non ci sia, cioè nel senso, non tutti possono leggere 10 libri al mese, anche di questo mi rendo conto, ma anche solo un libro al mese, se non lo stai leggendo probabilmente non vuoi leggerlo, perché qualsiasi cosa, se uno vuole, ci riesce. Poi parliamo di un libro al mese, ci sono libri che si leggono in 3 ore, quindi uno, basta anche che abbia solo un pomeriggio un po' più libero, o 3 sere a settimana, o 4 sere a settimana, o 6 sere a settimana, si metta 20 minuti e riesce a leggerlo. Adesso la matematica non è il mio forte. Comunque, non mi piace quando la giustificazione è la mancanza di tempo. Preferisco che la giustificazione sia la mancanza di volontà. Preferisco quando qualcuno mi dice cambiamo attività, non parliamo del leggere. Non cucino tutte le sere perché non ho voglia, non perché non ho tempo, ma perché non ho voglia di cucinare. Preferisco ordinare delivery che mi arriva a casa e io sono più contento. Cioè preferisco questo genere di giustificazione. Quando qualcuno mi dice guarda, preferisco guardarmi un film alla sera, preferisco guardarmi TikTok alla sera,
preferisco durante il weekend stare con la mia famiglia che leggere. Cioè, queste qua sono già delle cose che io accetto molto di più, perché la mancanza di tempo, sinceramente, a meno che non sia il presidente degli Stati Uniti d'America, ma probabilmente anche lui avrà qualche oretta per leggersi un bel libro, è ingiustificabile, perché tutti hanno almeno durante un mese, magari durante la singola giornata ci sta che uno abbia la giornata piena, che non riesce a fare nient'altro, che deve dedicarsi solo alle attività proprio ordinarie, e ci sta che uno non abbia tempo, ma nel corso di un mese, nel corso di 6 mesi, io penso che qualche oretta per se stessi la si riesca a trovare, e in generale che con quell'oretta si possa fare quello che si vuole. E quindi è giusto che uno mi dica magari: guarda Gaia, io preferisco guardarmi tutte le serie TV nuove che sono uscite su Netflix che leggermi un libro. Anche qui è un punto che volevo toccare, perché ad esempio a me non piace tantissimo guardare le serie TV o guardarmi Netflix. Non vivo fuori dal mondo, nel senso che qualcosa la guardo, però non per forza, nel senso che a meno che non mi attiri particolarmente quel film, non mi attiri particolarmente quella serie, io lascio stare. Tant'è che mi capita molto più spesso di abbandonare una serie TV dopo la prima o seconda puntata che abbandonare un libro, perché è una cosa che mi interessa meno. Tant'è che io vedo anche le serate film come delle serate dedicate proprio al film, no? Cioè, per me, quando si guarda un film, è tipo: guardiamo, questa sera si guarda il film, e si guarda dall'inizio alla fine, senza mai interromperlo, se non per andare in bagno, ok? Oppure si va direttamente al cinema e si guarda il film, e si guarda il film che si è atteso per tanto tempo, o che si, tipo ad esempio, tempo fa mi è capitato di riguardare tutti i film di Jurassic Park in ordine, oppure mi è capitato con, sempre col mio ragazzo, di guardarci tutti i film della Marvel, che sono tantissimi. Eppure le serate in cui guardavamo i film della Marvel erano le serate in cui guardavamo i film della Marvel, e quindi magari quella serata io non leggevo assolutamente, ma per fare qualcosa che mi dava altrettanto piacere. Non mi piace invece l'idea di guardarmi una serie tanto perché non è una cosa che mi stimola particolarmente, cioè lo trovo un po' un'attività sterile. Per cui spesso e volentieri io la sera preferisco leggere che guardare qualcosa. Io immagino che chi sta guardando questo video o faccia lo stesso, o comunque si guardi un film. Cioè, la sera che cosa fate? Crollate a letto senza neanche rendervi conto? Beh, potrebbe anche essere questo, assolutamente. Non lo metto in dubbio, però è una questione di scelte. Come faccio poi a leggere effettivamente circa 10 libri al mese? Leggo tanto, leggo in ogni momento possibile. Adesso vi farò vedere un po' le mie giornate e vi farò vedere appunto come incastro i vari libri. Tra l'altro ora non ho in lettura nulla di cartaceo, a parte Stoner che vi ho mostrato, che è un audiolibro, e quindi adesso devo iniziare a leggere qualcosa. E anche questa nuova lettura vi farò vedere che la scelgo in base a ciò che so che porterò a termine più velocemente. Non mi vado a imbarcamenare così, prima ancora di aver iniziato un libro, in una lettura che magari potrei portare avanti per 3 mesi senza finire. Cerco sempre di scegliere i libri in modo tale che so che ho voglia di quel libro in quel momento e che lo leggerò quindi più velocemente, perché sono più interessata alla storia. Quindi adesso andiamo a scegliere un nuovo libro. Allora, una delle prime cose che trovo utili per scegliere la prossima nuova lettura è dividere già in libreria i libri letti e non letti. In questo caso la libreria è mezza vuota, perché sapete che mi sono appena trasferita, e da questa parte ho tutti i libri che devo ancora leggere. Questi sono saggi e c'è anche un graphic novel, vabbè, questo è un libro di consultazione di ricette. Questi sono i libri appunto che devo ancora leggere, anche questi qua, vediamo se si vedono, sì. Questi tre, mentre questi li avevo iniziati, di questo ho letto tipo le prime 15 pagine, di questo sono a metà, ma presumo che non arriverò mai alla fine, perché proprio non mi sta piacendo. Ci ho provato più e più volte e proprio zero. E anche qui, se un libro non vi sta piacendo, mollatelo. La vita è troppo breve per leggere tutti i libri che sono stati pubblicati nel mondo, quindi perché andare a perdere tempo su un libro che non ci sta dicendo nulla? Poi magari può essere davvero un capolavoro, in questo caso il libro è stato candidato al Booker Prize, ha un sacco di recensioni positive, a me
non stava dicendo niente, non mi stava piacendo, trovavo la lettura una roba pesante, proprio che non andava avanti. Ci ho provato più volte e a un certo punto io gli dirò ciao. Invece Stoner, quello che sto leggendo anche in audiolibro, io trovo molto comodo, soprattutto con libri come questo che mi piacciono tantissimo, associare la lettura in audiolibro al cartaceo. Perché cosa faccio? Mi vado a sottolineare. In questo caso la mia copia era già tutta bella sottolineata, quindi mi sono almeno risparmiata la fatica di andarmi a sottolineare le mie parti preferite, perché ho notato che sono già sottolineate. L'audiolibro in particolare mi dice magari capitolo 8, io vado al capitolo 8 e più o meno riesco a capire a che punto sono, e mi vado poi magari a rileggere in seguito alcuni passaggi che mi sono piaciuti. Questo non lo faccio con tutti gli audiolibri, lo faccio proprio solo con quelli che mi sono piaciuti tanto e che ne hanno la necessità, perché spesso scelgo magari degli audiolibri che invece sono estremamente semplici, magari sono scritti in prima persona, e anche questo secondo me è un consiglio molto utile. Se scegliete gli audiolibri in prima persona è molto più facile per voi seguirli e rimanere concentrati, perché è come se qualcuno vi raccontasse la sua storia. E quindi io davvero, come primo consiglio, vi posso dire: se non siete ancora abituati ad ascoltare i libri, fatelo con qualcosa che è scritto in prima persona, perché è molto più semplice, molto più immediato seguire e rimanere attenti, non farsi distrarre. Io comunque nel tempo ho allenato davvero molto la mia concentrazione per quanto riguarda appunto l'ascolto di libri, e posso dire che sono arrivata al punto in cui davvero a volte non mi ricordo nemmeno se un libro l'ho ascoltato o l'ho letto in cartaceo, perché il ricordo nella mia mente è pressoché il medesimo. E quindi questi sono i libri in corso, di cui davvero in corso c'è solo questo al momento. Adesso devo scegliere un nuovo libro. Questi sono i libri che ho già letto e questi sono i libri, questa piletta qua, che ho letto proprio questo mese, quindi a luglio io ho già letto tutti questi libri qui. Cosa posso dire circa i libri che ho già letto? Beh, alcuni sono molto brevi, questo l'ho ascoltato in audiolibro, questo l'ho letto in cartaceo, questo l'ho letto a spizzichi e bocconi perché è un saggio dai capitoli abbastanza brevi, o comunque che si leggono in one sit, diciamo, in una seduta si legge un capitolo, e quindi io praticamente negli ultimi 6 giorni mi sono letta un capitolo al giorno fino a finire il libro. E questo davvero dopo pranzo un capitolo e lo si finisce in così poco tempo, e quindi l'ho associato a un romanzo. Quindi io di solito faccio anche questa cosa: un saggio e un romanzo, uno da leggere durante la giornata e uno da leggere durante la sera, e mi trovo sempre molto bene. Poi vabbè, libri molto brevi, una stanza piena di gente che ho letto all'inizio del mese, e ora dovrei decidere che cosa leggere. Sicuramente oggi vorrei leggere questo graphic novel, e ad esempio questo io lo conto come un libro alla fine del mese, nel senso che perché questo non dovrebbe essere un libro? Quindi nei 58 libri che ho letto durante l'anno ci sono anche dei graphic novel che banalmente si possono leggere in 1-2 ore, quindi adesso se io mi metto lo finisco, e per me questo vale, anzi mi piace tantissimo leggere in questo modo perché lo trovo un bello stacco tra un libro e l'altro, e anzi mi sa proprio che ora leggerò questo e poi magari sceglierò più avanti nel corso della giornata o comunque questa sera un romanzo da iniziare, qualcosa da iniziare. C'è davvero tanta bella roba che devo ancora leggere, quindi non vedo l'ora. La mia giornata prosegue, ho pranzato e mi sono messa adesso anche un attimo al computer, comunque nel mentre ho pure finito questo graphic novel. Allora, sinceramente, le mie aspettative erano nulle, più che altro perché questo fumetto mi è stato mandato, mi è stato inviato, e non avevo ben capito di che cosa parlasse. E vi dico che alla fine mi ha stupito parecchio, perché che cosa si vuole andare a fare con Magic Fish? Si vogliono raccontare alcune tematiche, alcune problematiche abbastanza attuali, ma in realtà ci sono dalla notte dei tempi, come l'immigrazione e l'omosessualità, però facendolo con questo linguaggio che interseca fiabe a storie reali. Infatti praticamente abbiamo il nostro protagonista, che è questo giovane bambino con sua madre, vivono diverse esperienze appunto che riguardano le sfere di cui vi ho appena parlato, e nel mentre si leggono delle storie, in quanto la madre è originaria del Vietnam, mentre il bambino è nato e cresciuto in America, comunque è cresciuto in America. Quindi lui parla molto bene l'inglese, lei un po' meno, non hanno
hanno la stessa, quindi, cifra linguistica, e a volte la incomunicabilità tra loro si fa sentire. E grazie alle storie che leggono, grazie a queste fiabe, riescono a trovare un punto in comune. Ed è un po' questo il senso del libro, cioè raccontare come si possa veicolare il proprio pensiero tramite le fiabe, ma soprattutto tramite le immagini. Infatti, un'altra cosa che si fa con i fumetti è raccontare qualcosa a livello visivo. E mi è piaciuto tantissimo questo racconto, tra l'altro mi è piaciuto come sono stati utilizzati i colori. In poche parole, le immagini in rosso raccontano la storia attuale dei personaggi protagonisti, mentre in blu ci sono le fiabe che si leggono, e le fiabe sono tipo Cenerentola, la Sirenetta, però sono rivisitate. E mi è piaciuto anche perché alla fine l'autore praticamente racconta il suo processo creativo, ma soprattutto di realizzazione, sia a livello tecnico, come ha deciso di fare i disegni, Ambulanza che passa. Quindi il fatto che lui ha utilizzato il metodo tradizionale all'inizio, quindi disegnava proprio, e i limiti che questo metodo tradizionale ha, e poi ha raccontato anche da dove ha preso ispirazione. Quindi ad esempio mi è piaciuta molto la parte in cui ha raccontato che per fare certi vestiti all'interno delle fiabe ha preso ispirazione da degli stilisti e dagli abiti realizzati da diversi stilisti, oppure anche per immaginarsi luoghi ha preso ispirazione da luoghi realmente esistiti, che esistono ancora adesso, e come si sia fatto ispirare da appunto diverse fiabe, magari per raccontarne una un po' diversa, o comunque abbia preso ispirazione da fiabe provenienti da diversi paesi, nonostante siano fiabe apparentemente simili, o comunque ha raccontato anche come si sia fatto influenzare dal teatro, dai film e dalla cinematografia in generale. E mi piace tanto questa cosa qua, cioè quando un libro viene raccontato poi a posteriori, quindi dopo che hai finito di leggerlo, anche nel suo processo di sviluppo. Bello davvero tanto, mi ha sorpreso, e è stato un piacevole passatempo quello di leggerlo. E nulla, adesso devo fare cose al computer, tra cui scrivere delle recensioni, quindi in realtà la prima cosa che farò adesso è mettere nero su bianco le cose che vi ho detto ora, e magari cercare altre persone che ne hanno parlato per avere magari una visione un po' più ampia, e farlo anche con alcuni libri che ho in arretrato, perché devo scrivere appunto alcune cosette su quei libri, e quindi faccio questo. Allora, è appena successa una cosa che voglio condividere con voi, perché secondo me vi fa capire anche come faccio effettivamente a trovare il tempo per leggere. Allora, adesso sono più o meno 2:30 e io questa mattina ho portato a termine tutti i task che avevo prefissato per la giornata, o perlomeno è così. Perché quello che mi succede spesso è che mi ritrovo a dover scandire tutte le attività che svolgo con delle pause che in realtà non sono neanche delle pause che io vorrei fare, perché vorrei che non ci fossero queste pause, magari perché sono già nel flusso, però devo farle per forza. Ad esempio, perché mi può succedere che aspetto delle mail di risposta e senza queste mail di risposta non posso andare avanti, e ovviamente non so quando arriveranno queste mail, potrebbero arrivare fra 5 minuti, potrebbero arrivare fra 2 ore, potrebbero arrivare domani. Allo stesso modo, oggi sto aspettando un pacco che mi dovrebbe arrivare, per il quale devo registrare alcuni contenuti. Il pacco dovrebbe arrivare più o meno alle 3, quindi fra mezz'ora, e quindi io mi trovo ad avere una mezz'ora in cui mi potrei guardare davvero, guardare al soffitto, guardare le mani. A questo punto posso scegliere di mandare in panico, aprire TikTok e scrollare finché non ricevo, diciamo, una richiesta, quindi finché non arriva uno stimolo per andare avanti con il mio lavoro, quindi finché non ricevo una mail, finché non ricevo il corriere, finché non mi viene l'illuminazione per fare un reel, cioè, capito? Oppure posso leggere un libro. Amo in questi momenti di stallo, anche se non so quanto dureranno, anche se non so se prima ancora di registrare questa clip, per intenderci, dovrò riprendere le mie attività, mi piace iniziare o continuare un libro, anche solo per 10 minuti, perché la verità è che io non credo che per fare una sessione di lettura di qualità bisogna per forza stare un'ora sul libro. Anzi, spesso e volentieri ci sono dei libri che sono talmente tanto intensi che richiedono
un'attenzione abbastanza diluita nel tempo, perché magari appunto sono belli strong. Un esempio per intenderci è Quando abbiamo smesso di capire il mondo, del libro di cui vi parlavo prima. Questo libro è un libro, secondo me, per il quale bisogna leggere al massimo un capitolo al giorno, perché sennò rischio davvero di leggerlo e non capirci niente, cioè ci vuole un'attenzione abbastanza mirata solo su questo. In generale credo che ogni libro abbia diritto ad avere il suo momento ideale, e per questi momenti qua io in realtà non prediligo i saggi, ma prediligo i romanzi, proprio perché i romanzi si possono interrompere, comunque tu interrompi una storia e poi la riprendi. Magari un saggio è un po' più difficile, perché se tu stai seguendo il filo di un discorso è difficile interromperlo a metà. Devo iniziare un nuovo libro però adesso, in questo momento. Alla fine ho iniziato A sangue freddo, che è un librone da 400 pagine, uno dei primi libri di true crime in cui appunto una storia di vero crimine è stata romanzata, un libro che mi incuriosisce da un po'. Avrei forse preferito iniziare un libro più breve, ma al momento in libreria non avevo libri tanto più brevi da incominciare. Secondo me questa comunque risulterà una lettura abbastanza scorrevole, ho letto già una trentina di pagine, e quello che volevo dire è normale, mi metto su perché sto ero giusto proprio accasciata come se non ci fosse un domani. È normale che le prime pagine di un libro siano le più difficili. Lo sono quasi sempre, a meno che proprio l'incipit non sia uno dei migliori mai scritti nella storia della letteratura, ma anche in quel caso secondo me entrare in una storia è la parte più difficile. Quindi prendere confidenza con lo stile di scrittura, con la voce dell'autore, capire più o meno dove ci troviamo, come il libro verrà strutturato, è come davvero ambientarsi in una nuova città in un qualche modo, soprattutto se poi magari si viene da un libro che ci ha particolarmente colpito, a cui ci siamo affezionati. Non è facile cambiare registro e iniziarne un altro, è secondo me davvero la parte più difficile. Dopo già le prime 50 pagine, dopo le prime 60-100 pagine, ci si abitua, come a tutto quanto, e la scrittura risulta molto più confidente, ha molta più confidenza con noi e noi ci sentiamo a nostro agio nel leggere il libro. Le prime pagine sono le più ostiche, sono le più difficili, è normale, bisogna superarle, bisogna cercare di concentrarsi molto su quelle, almeno per capire, insomma, che cosa sta succedendo. Dopodiché, secondo me, con tanti libri si può mollare un po' la presa e farsi proprio trascinare, però le prime pagine sono anche quelle che più spesso in un libro io mi ritrovo a rileggere due volte per essere sicura di aver capito che cosa si sta dicendo, proprio perché mi devo ambientare, proprio perché mi devo adattare a tutte queste nuove cose. È normale, per adesso il libro non ha svelato ancora molto, infatti voglio ben capire nel tempo come strutturerà questa storia vera, anche perché io non ho mai letto la trama vera e propria di questo A sangue freddo, quindi so che parlerà di qualche crimine, però non so di che crimine si sta parlando. Quindi per il momento sono stati presentati alcuni personaggi, è stato presentato il luogo in cui si svolgono le vicende e stanno succedendo già le prime cose, però ovviamente sono state date molte informazioni e in questo esatto preciso istante non so le risposte, nel senso che non so chi è stato, perché, e non so neanche a che punto del libro verranno svelate queste informazioni, quindi questo mi intriga e se non altro sono dei quesiti a cui voglio trovare risposta. Ecco, una delle prime cose che faccio, soprattutto con storie di questo tipo, è sottolineare, adesso qua forse non c'era nessuno, i nomi dei personaggi, in modo tale da innanzitutto segnarmeli se dovessi dimenticarmi chi è chi, così posso tornare indietro a vedermeli, ma anche perché già solo nel momento in cui sottolineo è più facile che la mia memoria funzioni. Vedete, qui viene detto semplicemente che con 4 colpi di fucile si mise fine a 6 vite umane, però non si dice né chi, né perché, né per come, come sì, con 4 colpi di fucile, però non si va nei dettagli, e quindi sicuramente per adesso la storia è molto affascinante e incuriosisce. Appena finito in palestra, diciamo che un po' vale lo stesso concetto che con la lettura, molto bello dire che non si ha tempo, ma la verità è che la maggior parte delle volte non si ha voglia, e quindi bisogna insomma sforzarsi e trovare delle ragioni per fare queste attività che poi alla fine dei conti ci fanno stare bene. Ad esempio, a me piace venire in palestra perché faccio sempre corsi diversi e questo mi stimola molto,
perché posso mettere i miei completini di uscenza a parte e mi fanno sentire sempre molto molto bene e a mio agio soprattutto, e per queste ragioni soprattutto, e poi perché so che fare esercizio fisico mi fa stare più in salute, più in forze, e ne ho bisogno. E poi mi piace anche come mi fa sentire andare in palestra, cioè quando ho finito di fare un allenamento mi sento sempre meglio, rinata, rinvigorita. Poi si vede anche dalla pelle che è più luminosa, a parte che ho sudato tantissimo, ma questo è un altro discorso. Le alternative questa sera sono due: leggere come al solito e andare avanti, oppure guardarsi Spider-Man. Visto che ieri sera ci siamo addormentati prestissimo, mi sa che continueremo a guardare questo film, quindi ci sono anche delle serate in cui io assolutamente non leggo, anche se il libro lo lascio sul comodino perché non si sa mai. Comunque, tristezza assoluta perché il mio topolino di Seletti ha perso un orecchio. RIP. L'ultimo aggiornamento che vi ho fatto è stato ieri sera, adesso sono già le 16, oggi è stata una giornata parecchio impegnativa e piena, quindi ancora non sono riuscita a ritagliarmi neanche un secondo per leggere. Quindi praticamente sono rimasta alla stessa pagina in cui ero ieri, e a parte l'audiolibro questa mattina mentre svuotavo come al solito la lavastoviglie, insomma routine, non sono andata avanti con nient'altro. Ora però voglio assolutamente andare un po' avanti con il mio libro, nonostante io abbia ancora delle cose da fare. Infatti metterò un timer di mezz'ora, leggerò questa mezz'ora e poi mi rimetterò al computer a continuare a fare quello che stavo facendo. Ci sono infatti giornate come questa in cui, tra virgolette, mi obbligo a leggere, nel senso che mi obbligo a utilizzare il mio tempo in questo modo, perché appunto magari ci sono tante cose da fare, però io lo stesso mezz'ora la voglio ritagliare e faccio così, mi metto il timer, e da quando faccio partire il timer a quando squilla io non faccio nient'altro che leggere. Potreste pensare che sia leggermente esagerato, però in realtà per me non lo è, in quanto poi dopo aver passato questa mezz'ora a leggere io sono felice di aver letto, capito? Però spesso e volentieri è proprio l'idea di mettersi a farlo. Se io ho un timer, so che quello è il tempo che dedicherò a questa attività e poi potrò fare altro, altrimenti finisce che io mi metto sul divano, dico vabbè, fra 5 minuti inizio a leggere il libro, fra 5 minuti comincio, intanto faccio zapping su Instagram, e finisce che mi sono passata mezz'ora senza nemmeno accorgermene su Instagram. Mentre in questo modo io so che come prima cosa leggo, che è un'attività che mi fa stare bene sia mentre la faccio che dopo, e che non mi dà l'illusione di aver perso tempo, e poi al massimo posso andare su Instagram e passarmi un'ora intera se dovesse essere. Però fidatevi che per me non è così, perché in realtà quando leggo io trovo sempre lo stimolo per fare tante altre attività, tante altre cose. Cioè spesso mentre leggo mi viene l'ispirazione per fare altro, per qualche contenuto ad esempio, o anche solo per qualche pensiero da sviluppare. Leggere mi attiva davvero il cervello, quindi in realtà sono contenta di farlo obbligatoriamente, sempre tra mille virgolette, perché in realtà cioè, non c'è nessuno che mi punta una pistola in testa per farmi leggere. Quindi ecco un esempio di come organizzo il mio tempo per poter leggere un po' di più. Buongiorno! Quest'oggi vado in palestra di mattina perché così poi riesco a incastrare tutte le altre cose che devo fare durante la giornata, e volevo parlarvi dello sponsor del video, che è come al solito Oceans Apart. Sapete quanto io adori i loro completi, davvero ci vivo dentro. All'inizio del video avevo questo qui che per me è comodissimo come taglio, sia per stare in casa, per vivere le proprie giornate, sia per andare in palestra. E il nuovo set che vi devo mostrare oggi invece è questo qui, che testerò oggi per la prima volta. Come potete vedere è elegantissimo, secondo me è il set perfetto per andare a camminare in montagna, perché come potete vedere questa è una gonnellina che però sotto ha il suo pantaloncino, tant'è che l'anno scorso ho usato un sacco anche questa gonna qui, sempre di Oceans, che secondo me è bellissima. Anche questa non scherza. La cosa diversa rispetto all'altra gonna è che ha più strati, quindi ha due layer, diciamo, e poi il pantaloncino sotto, quindi è ancora più fluttuosa ed è davvero carinissima. Cioè, quando indosso questi set vorrei essere capace, ad esempio, di giocare a tennis e di usarli per questo, perché secondo me è perfetto. Allora, tra le caratteristiche principali che ha questa gonnellina c'è il taschino dove si possono mettere chiavi, telefono, tutte le proprie cose se si va a camminare, e in più se lo si lava si asciuga davvero velocissimamente, quindi un po' come tutti i set Oceans Apart possono essere utilizzati anche ogni giorno, li si lava la sera e li si rinforza
indossa la mattina, il che è comodissimo se si deve andare ad esempio in viaggio e fare quei meravigliosi viaggi ad esempio in montagna o fare qualche cammino. Il codice è la Pasini Gift e questa volta avete il 30% di sconto e un regalo a scelta. Io sono già andata a spulciare i diversi regali e ce ne sono davvero di bellissimi, ci sono un sacco di leggings, di maglie, di top, secondo me c'è la borraccia, la borsa mi sembra, e davvero dei regali carinissimi e praticamente sono dei veri e propri prodotti, quindi secondo me vale la pena approfittarne e se lo fate fatemi sapere che cosa comprerete. Comunque, per tornare in tema con il tempo per leggere, anche se devo ammettere che anche il tempo per allenarsi è un altro grande cruccio per ognuno di noi, però insomma il tempo per leggere è stato abbastanza scarso in questi giorni. Allora, ieri vi dicevo che mi ero presa mezz'ora per leggermi A sangue freddo. Dopo circa 20 minuti, sinceramente, e dopo essere arrivata a pagina 42, mi sono resa conto che mi stavo proprio perdendo in questa storia, perché c'erano troppi personaggi, non mi stava piacendo. Ora, questo non significa che io non leggerò mai più A sangue freddo, però ho iniziato intanto a leggere un altro libro, che è La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire. Un libro forse molto più adatto al mood che io avevo in quel momento. In questo caso, infatti, si tratta di un libro estremamente comico, scritto da Fran Lebowitz, che va a quasi elencare, quasi a frammentare diversi pensieri. Infatti non è una storia lineare, ma è un insieme di frasi, capitoli molto brevi, elenchi, e tutto questo fa molto ridere e sorridere, soprattutto perché lei ha un modo di colpire tagliente, nel senso che non è che le manda a dire, e ha a volte un senso dell'umorismo non molto politically correct, se dovessimo descriverlo, però allo stesso tempo è spassosa, nel senso che ad esempio qui fa tutto un capitolo in stile quiz, dove va a dare diverse opzioni per capire se nella vita si è portati ad esempio per fare il papa, oppure per fare l'ereditiera, oppure per fare l'arrampicatrice sociale, e ci sono tipo queste risposte in cui si capisce benissimo che quale sceglierebbe un'arrampicatrice sociale, no? Diciamo che si crea tutto un immaginario abbastanza comico ed esilarante, ed è un libro proprio per il buon umore. Mentre poi, perché le letture non sono finite così, ho iniziato ieri sera a Furore, perché prima di andare a dormire sinceramente non avevo voglia di qualcosa di divertente, ma avevo voglia proprio di un bel romanzone. E ho letto, senza neanche accorgermene, 30 pagine di Furore, che è il mattone che mi sono riservata per quest'estate. Continuavo a dire, vabbè, dai, lo leggerò più avanti, però ormai siamo quasi a fine luglio, ragazzi, e io non avevo iniziato, e allora ho detto, è il momento buono. Effettivamente, la cosa che mi fa pensare è proprio che Furore è molto simile come introduzione, come inizio a Sangue Freddo, nel senso che entrambi i libri presentano una cittadina e presentano dei personaggi. Più che una cittadina, Furore presenta proprio un contesto molto arido, questi campi, il vento, la siccità, mentre A Sangue Freddo vuole presentare questa cittadina un po' sperduta, questo laggiù, e iniziano entrambi a raccontare alcuni personaggi. Se questo libro lo fa però quasi fosse un flusso di coscienza, quasi fosse qualcuno appunto che fa un discorso molto veloce, in cui i personaggi proprio si susseguono l'uno all'altro così senza che tu te ne possa rendere conto, questa storia è molto visiva. Le parole sono proprio dosate con estrema cautela e ci sono tantissime ripetizioni. Solo nel primo capitolo penso che la parola campi venga ripetuta, campi di mais venga ripetuta miliardi di volte, proprio perché si vuole mettere l'accento su questo vento, campi di mais, cioè polvere, viene ripetuto polvere, polvere, e ti immagini questa cosa qui. Poi vengono presentati diversi personaggi, due, e poi c'è questa scena in un capitolo molto breve dal punto di vista di una tartaruga che sta attraversando una strada, e la storia di questa tartaruga inizia a diventare davvero angosciante, perché appunto lei cerca di attraversare la strada, arriva una macchina molto veloce, la schiva,
poi lei cerca passetto per passetto di raggiungere l'altra sponda e poi non si sa che cosa accade, passa un camion, non dico nient'altro, e nel camion c'è il personaggio che noi avevamo conosciuto nel capitolo precedente, che poi continuiamo a conoscere anche nel capitolo successivo. Quindi c'è questo cambio di prospettiva a un certo punto che rende il tutto molto cinematografico. Io mi sono proprio immaginata quelle scene del film in cui tu prima vedi il camionista all'interno del camion e poi vedi il camion che passa con la telecamera proprio all'altezza della strada, no? A bordo strada che guarda in su, e il camion che sembra questo essere gigantesco che ti travolge. E bello, cioè bello romanzato, posso dire, solo dalle prime 30 pagine ho capito che è il libro giusto per me in questo momento e sarà il mio libro dell'estate. Si spera appunto che mi piaccia, ma già le premesse sono molto molto buone. Quindi adesso preparo la borsa per la palestra, che sono pure in ritardo, e corro ad allenarmi. Anzi, prima la morale di tutto questo discorso che stavo facendo, ovvero che a volte magari non abbiamo voglia di leggere semplicemente perché non stiamo leggendo il libro giusto, il libro che ci interessa in quel determinato momento. E quindi non bisogna mai sentirsi in colpa se si abbandona qualcosa per iniziare qualcos'altro. Anzi, spesso e volentieri forse è anche meglio comprare qualche libro in più e rischiare di non leggerlo che dire voglio comprare solo i libri che so che leggerò, perché se no ci si rischia di stagnare lì e non andare più avanti. E questo era un po' il senso del discorso. Io non mi sento in colpa a dirvi a sangue freddo non mi sta piacendo, ne inizio un altro di libro, anche se so che a sangue freddo è considerato uno dei libri più belli della letteratura americana. Poi vabbè, l'ho sostituito con Furore, che sicuramente non è da meno, anzi, però ecco, questo sto cercando di dire. Se avete anche iniziato un classico e tutti vi dicono quel classico è meraviglioso, quel classico è incredibile, ti deve piacere per forza, piace a tutti, se non ti piace, sei una persona che non ha gusto, che non ha cultura, ma a voi non sta proprio piacendo e non riuscite ad andare avanti, ma mollatelo, iniziate qualcos'altro, leggetevi Fran Lebowitz che vi fa ridere, capito? Non fossilizzatevi su qualcosa che, anche se tutti dicono che è bella, a voi non piace. Fidatevi del vostro istinto, iniziate qualcos'altro e, perché no, iniziate anche due libri diversi senza sentirsi assolutamente in colpa. Le feste che fa Teodora quando si torna dalla palestra. Contenta! Questa mossa del sederino. La mossa di sederino. Eccomi direttamente dal montaggio. Vorrei che il video non finisse qui perché ci sono tanti altri consigli che vi vorrei dare per poter leggere di più e per trovare il tempo per farlo. Però il video già così dura 41 minuti, quindi mi sa che lo chiuderò. Comunque iscrivetevi al canale, lasciate un like di sostegno per vedere altri video come questo in cui vi faccio vedere come incastro le mie letture all'interno delle mie giornate, sperando che per voi possa essere utile e stimolante. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!